Un altro tassello importante per il progetto che sta ridisegnando il volto delle banchine nord e sud del porto canale di Pescara, destinate a diventare cuore dei piani di riassetto urbanistico dell'area marittima della città. Infatti sono state apposte le firme sull'atto di licenza che determina il subingresso del comune di Pescara in luogo della Camera di Commercio nella titolarità della concessione per la gestione dell'edificio dell'attuale stazione marittima sulla banchina sud, che presto accoglierà la nuova asta del pesce, mentre a nord sorgerà il cosiddetto Parco del Mare, che avrà un profilo prevalentemente culturale e turistico arricchito dalla presenza della realizzazione del Museo del Mare. Quindi sposteremo tutte le attività marittime nella zona sud all'interno del porto, mentre la zona nord, quella dove oggi c'è il Museo del Mare che sarà messo a regime e riqualificato nei prossimi mesi, dove c'è l'attuale mercato ittico all'ingrosso, verrà trasformata in una zona che abbia delle caratteristiche turistico-culturali importanti per la nostra città. Una trasformazione totale che questa città merita. Notizia che va ad arricchire l'avvio dei lavori annunciati dalla Regione Abruzzo, inizio previsto nei prossimi giorni per il completamento di quello che sarà il nuovo porto di Pescara. Non solo ci sono i fondi, ma ci sono anche i progetti, questa è la cosa più importante. Infatti le riunioni che abbiamo portato avanti con la Regione nei mesi precedenti stanno oggi concretizzandosi con progetti reali che porteranno alla realizzazione immediata del collegamento del Molo Nord con la diga foranea. È il primo passo per realizzare il porto di Pescara. I lavori partiranno nei prossimi giorni.